Adesso vale, secondo giorno, andiamo a vedere il coro di Francavilla Francesco Paolo Tosti, rubrica curata da Lorenzo Valeriani. Oh,
Allora, eccoci qui presso il Mumi, nel Salone delle Tele di Francavilla, nel centro storico della città bagnata dal mare Adriatico, città importante, l'abbiamo detto con il sindaco Luisa Russo, che noi ovviamente ringraziamo per l'ospitalità. Abbiamo ascoltato le parole del sindaco, ma abbiamo ascoltato anche i primi brani di questa meravigliosa giornata qui a Francavilla, e apriamo le nostre interviste dopo i canti ovviamente con il maestro Loretta Dintino del coro Francesco Paolo Tosti, visibilmente emozionata perché sa che insomma è una giornata importante. Sì, è stato veramente emozionante perché è una bella esperienza che non è da tutti, registrare un programma dove comunque mettiamo noi stessi in prima persona, certo, sia io in primis che anche il coro, e quindi è stata veramente una bella esperienza e vi ringrazio tantissimo veramente dell'opportunità. Grazie a voi per l'ospitalità e soprattutto per lo spettacolo che ci avete offerto. La prima domanda che di solito faccio ai maestri e ai direttori che devono cimentarsi, tra virgolette, con dei semiprofessionisti, li chiamiamo così, le difficoltà ma anche un po' forse la grinta, no? Quella cattiveria agonistica necessaria per stimolarli ancora di più a dare il meglio di loro, certo, stessi. È difficile perché comunque, come dicevi tu, il coro è amatoriale, quindi sono tutte persone, nonni, genitori, e quindi la sera quando vengono a fare le prove lasciano le proprie famiglie, quindi è un incentivo per me appunto per prendere tanto da loro, e quindi c'è un lavoro veramente sotto che è veramente importante. Però tanto ci diamo del tutto, sì, tanto devi dare anche, sì, anche tu a loro. Devo dare ancora, perché comunque non essendo ancora professionale, quindi quando si fa un canto, in primis io devo essere preparatissima, certo, per poter portare qualcosa a loro. E quindi c'è un lavoro dietro sia da parte mia ma anche da parte loro, perché loro vengono dalle famiglie, la sera escono da sera, e quindi c'è un impegno da ambedue le parti. Io la chiamo la mia famiglia perché comunque sono tanti anni che siamo insieme. E quindi... fai benissimo. Ovviamente per vicissitudini quotidiane, la famiglia, il lavoro e tanti impegni, devi cercare come maestro di trovare la loro giusta concentrazione, perché poi ovviamente voglio dire, anche i piccoli problemini si portano all'interno delle prove e delle esibizioni. Ecco,
forse si crea una famiglia anche sotto questo punto di vista. Sì, è vero, è verissimo, perché io dico che nel momento in cui apriamo la porta della sala prove i nostri problemi devono stare fuori. Non è sempre semplice, perché ognuno di noi ha i soliti problemi, c'ha i problemi familiari, i problemi anche lavorativi, però noi riusciamo bene o male a tenerci dentro tutto, e quando andiamo a fare le prove è un'esplosione di gioia, di convivialità e di aggregazione, perché il coro è anche quello, oltre che l'unione di tante voci, è anche un momento di aggregazione, e quindi noi lavoriamo anche su quello. Quindi quando andiamo fuori vogliamo anche trasmettere questa cosa, che noi ci divertiamo anche cantando, quindi trasmettiamo questa solarità, questo divertimento, e io sono la prima che mi diverto con loro, quindi penso che si sia visto anche questa sera, spero di aver trasmesso questo piccolo segnale. Assolutamente sì. A proposito di divertimento, noi ci siamo divertiti e devo dire, devo essere sincero, non lo faccio mai, ma in alcuni momenti mi sono anche emozionato. Questo mi porta a chiederti un'altra cosa, una curiosità mia personale. In percentuale questo coro ha toccato il suo 100%, o secondo la direttrice del coro allora può ancora... Ecco, non so se è una domanda complicata, però te la devo fare, perché... Sì, ecco. Perché io pure non mi accontento mai. Io cerco sempre di dare il meglio, sia io che anche il meglio del mio coro. C'è sempre tanto da lavorare, non si finisce mai di imparare. Anch'io sto ancora studiando. Certo. Io ho fatto un percorso in conservatorio, quindi sono flautista, sono diplomata, però io continuo ancora a studiare direzione, mi aggiorno, capito? Faccio dei corsi proprio per... E quindi come cresco io, voglio che anche il mio coro continui a crescere. Cioè noi non siamo arrivati. Allora, possiamo dire, senza elencare o specificare una percentuale, diciamo che la crescita di Loretta Dintino dovrà andare di pari passo con quella del coro e viceversa? Assolutamente sì, io sono di questo parere. Se cresce, io sono cresciuta con loro. Io prima ero una semplice corista, mi sono ritrovata al di là del coro, non per mia volontà, però ho recepito qualcuno però ti ha nominato. Sì, qualcuno mi ha nominato e io ringrazio chi mi ha nominato, ecco, ai tempi, non sospetti, ha riconosciuto, quindi vuol dire che qualcosa hanno visto in me, e quindi io sono cresciuta con loro e loro stanno crescendo anche con me, spero che crescano e continueranno a crescere, capito? Io non mi accontento, quindi sono una persona molto tenace in questo, io pretendo tanto da loro e fin quando loro mi seguono va bene. Perfetto. Sono contentissima. Allora, a proposito di crescita, abbiamo visto la prima parte di questo meraviglioso coro, diciamo la nascita almeno per quel che riguarda noi di pomeriggio. A proposito di crescita, torniamo in sala per vedere se questa crescita sta maturando al punto giusto oppure se c'è bisogno di un aiutino in più. Grazie al maestro Loretta Dintino per averci fatto compagnia in questo primo step di interviste. Noi con Mario Giacchetta e Maurizio Miglione, che ringrazio, alla parte tecnica, torniamo in sala a godere ancora delle sonate, delle cantate del coro Francesco Paolo Tosti di Francavilla. Amore.